libera sostanzialmente 130 opere strategiche. E a questo punto siamo un po' amareggiati perché ne poteva diciamo, deliberare 132. Visto che c'era, il governo poteva fare uno sforzo in più per il produttivo Veneto di inserire tra le opere urgenti, ad esempio, anche l'atteso completamento della Valdastico Nord, ma tant'è che almeno è inserita la Pedemontana, opera strategica per il territorio e fino ad ora aperta a stralci. La speranza, che si sa è l'ultima a morire, è che alle parole e ai decreti si arrivi anche ai fatti veri e propri. Pedemontana è un progetto che aspettavamo da anni, purtroppo, Purtroppo eh, ci sono dei rallentamenti che portano che l'opera si finirà non so quando. Speriamo che con questo decreto ci sia anche un'accelerazione rispetto ai tempi. Dovrebbe attuare quello che adesso ha detto. Purtroppo questo governo ci ha più volte insegnato che diceva una cosa, poi i fatti arrivavano con un po' di ritardo o addirittura non arrivavano. Speriamo che questo decreto porti veramente anche eh, il lavoro vero e proprio.